la ministra Lucia Azzolina. Buonasera e bentornata in onda. E dalla sua war room il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Un grande duello tra pochi secondi in onda. Noi siamo a un metro statico sufficiente? Sarà perfetto. Più perfido Cerasa secondo te o Molinari? Chi è più perfido? Cerasa secondo vediamolo, me. Vediamolo, a tra poco. È tosta, le dura, a tra poco. Buonasera, benvenuti ancora una volta in onda la 7, l'informazione in diretta, l'informazione di servizio e la polemica sapida. E allora qui con noi, l'avete sentito prima o per chi si mette adesso in collegamento, il ministro Azzolina, buonasera di nuovo. Buonasera. Il direttore del Foglio Cerasa, nel giorno in cui tutto il mondo guarda la scuola, in cui le linee guida diventano terreno di scontro fra maggioranza e opposizione, in cui la Lega, e cominciamo a qua, vediamo quell'immagine, ancora una volta sta diventando un tormentone, ha rotolato uno striscione in Parlamento con un grido che è una sentenza, ministro Azzolina, bocciata. E dov'è? Non la vedo, ma forse la regia... Arriva. E cominciamo da qua, la intimidisce, la preoccupa questo martellamento? No, io metterò questo ennesimo striscione della Lega nel mio curriculum, insieme alla laurea in filosofia, insieme alla laurea in giurisprudenza, insieme alla specializzazione sul sostegno, l'abilitazione per insegnare storia e filosofia, insieme al concorso dirigente scolastico vinto. Qual è il curriculum di Matteo Salvini? Perché che parla fa di scuola? Io Tarzan to Jane. Qual è il curriculum di Matteo Salvini? Perché parla della scuola? Perché io finora Matteo Salvini l'ho sentito parlare di scuola... Sa quando l'ho sentito parlare di scuola Matteo Salvini? Quando doveva insultare gli insegnanti del Sud, ripetutamente, quando ha definito la scuola media come un parcheggio, offendendo migliaia e migliaia di insegnanti e di dirigenti. Però è il leader dell'opposizione, ministro, ed è legittimo, diciamo, che in qualche modo, anzi, l'opposizione in un paese democratico, come dire, faccia emergere tutte le contraddizioni del caso, no? Quale? Il plexiglass di cui io non ho mai parlato? No, tutta la questione, adesso poi ci entriamo nel merito ovviamente, del distanziometro, tutta la questione, i dubbi su come sarà la ripresa, se ci saranno le aule, se i concorsi verranno fatti, se ci sono abbastanza insegnanti rispetto alle classi, insomma tutta una serie di temi che proveremo adesso a snocciolare. Ma i concorsi Matteo Salvini non li vuole sulla scuola. Cosa vuole Salvini? I concorsi non li vuole sulla Che vuole, scuola. Il condono? Ma guardi, io non so come definirlo, so soltanto che nel momento in cui noi parliamo di insegnanti che... stanno con i nostri bambini, di famiglie che ci chiedono di avere persone il più possibile preparate, io direi che il rispetto minimo della nostra Costituzione, dell'articolo 97 della Costituzione, è proprio il minimo sindacale, perché gli studenti e le studentesse sono la cosa più preziosa che noi abbiamo. Anche i sindacati però l'hanno criticata su questo, bisogna dire, non solo Salvini, certo. Sul fatto non c'è tempo per fare il concorso, ci sono queste persone che insegnano tanti anni già nella scuola, i famigerati precari, perché non sanare e non legalizzare? Invece lei su questo proprio ci tiene a questo noi punto? Noi abbiamo distinto, ma non io, tutto il Parlamento, perché c'è stato un accordo parlamentare, due tipologie di concorsi diversi, una... un concorso per chi aveva già maturato 36 mesi di servizio e l'altro per tutti gli altri. Quindi valorizzazione del servizio da una parte, dall'altra però valorizzare anche quelli che vogliono entrare e mettersi nel mondo della scuola. Luca, nel rispetto di un'unica cosa che si chiama Costituzione, per cui ai pubblici impieghi si accede tramite... concorso. Cerasa, allora prima di andare a Palermo e vedere questa bellissima storia di Francesca Carrarini che ci porta nella scuola più popolosa d'Italia e entriamo dentro le questioni vere del paese, ti volevo invece proprio coinvolgere su questa vicenda di uno scontro ormai tra Salvini e la ministra Azzolina. È un po' diventato il cane con il gatto, perché la insegue in tutti i luoghi in cui lei va. Ma io penso che Salvini, capita, gli dice le cose in maniera molto... Aspetta, Claudio, scusami, non è un complotto, c'è un audio pessimo, andiamo a Palermo e poi ritorniamo subito da te e lo facciamo sistemare, chiedo scusa. Vai, Palermo, Francesca Carrarini. Questo palazzo enorme, con centinaia di finestre, nel centro di Palermo, è la scuola più popolosa d'Italia. Ci sono 2600 studenti.
120 classi, di cui 6 sono al serale e tutte le altre sono al diurno. Il numero dei professori in organico sono 350. Se dovessimo avere tutti presenti potremmo arrivare a 3500 persone. Più lui, che è il preside. Ogni volta mi dicono come se fossi il sindaco di un piccolo paese. Qui tutti si danno da fare per poter riaprire la scuola a settembre. Professori? Sì. Tutti e due? Sì. Stiamo mettendo in atto tutte quelle situazioni che, diciamo, sono importanti in questo momento. Qui stanno mettendo le strisce rosse per indicare che il banco non si può spostare oltre la striscia rossa. Per quante aule l'avete già fatto questo lavoro? Soltanto in due aule, a seguire nei giorni, nei prossimi giorni completeremo il lavoro. Quante ne mancano? Sono idealmente? Semplicemente altre 112. Su 114. Sta tutta l'estate davanti. E infatti. Chi decide come suddividere gli spazi nelle aule è la prof di matematica. Lei nella fattispecie con l'algoritmo suo, con AutoCAD, stanno prendendo proprio le misure aula per aula. Hanno scelto lei perché ha lavorato in ingegneria per fare questo calcolo. Sì, sì, sul serio? Naturalmente con la collaborazione del mio praticante. Tutto quello che riguarda la fattibilità della distribuzione dei banchi all'interno della classe viene prima rappresentato graficamente e poi realizzato in opera. Sono tutti molto precisi e il motivo ce lo dice il preside. Io mi rendo conto che siamo 8.000 istituzioni scolastiche, tutte con le proprie differenze, le proprie peculiarità, però il fatto di essere sempre in stand by, in questo limbo, giorno dopo giorno, non ci fa stare tranquilli. E nel momento in cui succede qualche cosa, se a qualcuno viene la febbre mentre a scuola, cosa succede? Le regole ci sono tutte, quello che manca è il personale. L'organico è veramente ai minimi storici. Però il ministro ha detto che ci saranno le assunzioni. Ci saranno, però se poi dividiamo per quelle che sono le strutture scolastiche, per quelle che sono le scuole, i numeri si ridimensionano immediatamente. Se lei pensa che qua noi abbiamo 120 classi, quanti docenti più possiamo avere? 6, 7, 10? Vorrei che la scuola non finisse di essere una spesa, la scuola deve essere veramente un investimento. Allora, la Carrarini è sempre una raccontatrice, comunica immediatamente questa idea di una scuola al lavoro, di impegno, di fatica, anche di sudore, e però anche un po' di preoccupazione. Come giudica questo racconto di Palermo? È un racconto, penso, assolutamente veritiero. Io concordo assolutamente con le ultime parole che ha detto il dirigente scolastico. Perché mi creda, la scuola non è una spesa, la scuola è un investimento ed è l'investimento su cui deve puntare il paese Italia se vuole scalare, se vuole una vetta che è quella della massima formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Noi siamo stati molto vicini ai dirigenti scolastici, io sono stata a Palermo lunedì, ho visto delle scuole che stanno facendo delle cose eccezionali, penso alla Falcone e allo Zen, dove anche durante il periodo del lockdown la dirigente scolastica ha chiamato alunno per evitare ogni forma di dispersione scolastica. E quando la scuola funziona così bene, arriva lì anche la criminalità organizzata. Noi siamo stati costretti ad investire dei soldi per mettere le videocamere di sorveglianza attorno a 10 istituti di Palermo. Perché quando la scuola funziona e funziona bene, come quella che avete fatto vedere, dove si vede che c'è la voglia di fare, l'amore, la passione, o quelle che ho visto io, credetemi, però lui che diceva, diventa veramente il dirigente complesso. Scolastico diceva, ci sentiamo in un limbo, mancano le regole, sul personale non siamo rassicurati. E poi ancora, molti di questi studenti, quando torneranno nelle loro classi, non sanno se potranno stare in 30 oppure in 15. Non sanno se faranno il turno la mattina oppure al pomeriggio. Cioè, su questo c'è ancora grande incertezza. No, allora, le linee guida che abbiamo scritto sono chiare. I dirigenti scolastici avevano un'altra incertezza in questi ultimi giorni, che oggi viene colmata. Era quella questione che dicevate voi prima, del metro statico o del metro dinamico. Ecco, vediamo il cartello. Aspettavamo una risposta. Ecco, già questo posso dire. Lo spieghiamo io a tutti. Adesso però me lo faccio spiegare. Faccio spiegare, ma io provo. Adesso entra in campo la professoressa e Parenzo prende l'insufficienza. Ministro, io si prendo l'insufficienza, però il burocratese, io ho tanti difetti, ma quello, il burocratese. Però me lo devi fare spiegare, Parenzo. Sì, però il metro, quando io sento metro statico, inizio ma non creda che a me piaccia, però dobbiamo dirci le cose. Io provo tre. Ecco, diciamo ecco. Le cose come poi stanno. Noi siamo reduci da un uragano che si chiama coronavirus e che ha stravolto completamente le nostre vite.
Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute ha detto chiaramente che tutti noi, ovunque andiamo, dobbiamo al momento mantenere il metro di distanza. Eccolo qua. Queste regole valgono anche per la scuola. Il dubbio che avevano i dirigenti scolastici era se questo metro fosse statico, cioè quello che viene stato definito da bocca a bocca dal Comitato Tecnico Scientifico, o meno. Facciamo un esempio pratico. Eccoli qua, Delizia è finito là. Qual è statico? Più posti, si può arrivare anche a 28 in un'aula standard. E il metro dobbiamo considerarlo in maniera statica, non in maniera dinamica, perché oggi è arrivato il chiarimento da parte del Ministero della Salute. Se lo studente deve alzarsi e non c'è quel metro, è possibile, laddove fosse necessario, non è detto che lo sia, attenzione, che mettano la mascherina, ma noi dobbiamo considerarlo come metro statico. Perfetto. Questo invece è lineare. No, dinamico. È dinamico. È dinamico dove c'è il movimento. E qui cosa cambia? No, non è la situazione dinamica quella che i dirigenti scolastici devono tenere in considerazione, ma è quella semplicemente statica. Questo tranquillizza molto il lavoro dei dirigenti. Io ci tengo a dire, vengo dal mondo della scuola, sono assolutamente vicina ai dirigenti scolastici perché stanno facendo un grandissimo lavoro, nessuno si sente abbandonato. In Sicilia ci sarà una conferenza dei servizi il 17, noi raccogliamo tutte le istanze che arrivano dai tavoli regionali e poi decideremo come distribuire l'organico in più, come distribuire... E anche i turni però. Quindi, ma non è detto che si debbano fare dei turni, Parenzo. La situazione dinamica non ci sarà, ci sarà solo la situazione, solo la statica, situazione statica con classi a scacchiera e distanza minima di un metro. Cerasa... Speriamo che finalmente tu sia fra di noi. Cerasa ancora non c'è, è nel metodo, è nella situazione dinamica. Cerasa sta cercando un nella posto redazione dove del foglio prenda, dove prenda un la altro cosa. Parametro. Lei ci ha dato però già adesso una notizia. Allora, quello che dobbiamo tenere presente è la situazione statica. Anche qui, gli studenti quindi saranno tutti muniti di mascherine, sarà la scuola stessa a fornire le mascherine. È stato nominato, e quindi può rispondere anche a questo, il commissario Arcuri, commissario all'emergenza, a cui è stata data questa nuova delega alla scuola. Commissariata Lazzolina? No, allora, scusi, rido, però grazie per la domanda, perché questo mi permette... Se un giornalista dice grazie per la domanda, c'è no, un problema, eh? No, no, non c'è un problema, perché mi permette di chiarire. Allora, io sono una donna molto, molto pratica. Il mio obiettivo è riportare tutti gli studenti a scuola a settembre. Ho chiesto io e abbiamo scritto noi al Ministero dell'Istruzione la norma per il commissario Arcuri. Perché? Perché io ho bisogno di avere tempi celeri e costi inferiori. Per fare cosa? Per comprare i banchi singoli che servono e per fare i test sierologici. Ce l'abbiamo una foto dei banchi? Al nostro personale scolastico. Parenzo, è più normale che ci pensi il commissario straordinario in un momento di emergenza? Perché noi siamo ancora dentro lo stato di emergenza, risparmiando dei soldi pubblici. Perché una cosa è fare una gara europea per comprare X... 1000 banchi, sì, e lo fa il commissario straordinario, una cosa che avrebbero dovuto farlo i singoli dirigenti scolastici. Quindi è questo il modello, il prototipo? Questo è uno dei modelli per la scuola secondaria, ok? Per la scuola primaria chiaramente il modello è un altro. Però questo è quello su cui si sta andando. Questo è quello su cui si potrebbe andare. E quante ne servono di queste sedie soprattutto? Il numero dei banchi che ci serve lo avremo in maniera precisa dai tavoli regionali, perché noi non andiamo a caso. Noi ragioniamo con dei dati specifici. Le singole scuole ci diranno esattamente di quanti banchi e lo dovranno dire da qui ai prossime settimane. Ma proprio nei prossimi giorni. Noi abbiamo tutti i monitoraggi, stiamo facendo i monitoraggi tavolo regionale per tavolo regionale. Io so già che in Molise servono 3.500 banchi circa, ok? Perché l'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale, già li ha comunicati. Ce li ha comunicati. Quindi così si opera, non si va a caso né con l'organico, né con i banchi, né con il resto. Quindi avete già un'idea di massimo e ci sono i soldi per coprire anche il massimo quantitativo richiesto di banchi con ribaltina. Sentiamo Cerasa e finalmente lo abbiamo. Diciamo la verità, direttore, sul metro statico ti abbiamo visto... Sì, muoverti. Questo è grave. Perché anche i ragazzi si muovono, peraltro, quindi è un po' difficile gestire il metro statico. Cerasa, vai, direttore. È una questione proprio di metro, di due misure diverse, perché noi oggi siamo a luglio e stiamo ancora discutendo di come dovremo comportarci a settembre, mentre in mezza Europa, in Germania, in Olanda, in Norvegia, in Svizzera, in Grecia, in Austria, le scuole hanno già riaperto in buona parte, non dappertutto, ma hanno già riaperto. Quindi
mi chiedo, ma intanto, Ministro, secondo lei è stato un errore non aprire un pezzo d'Italia alle scuole in questi mesi? Perché in molti paesi europei a luglio si va ancora a scuola. Perché noi no? E perché, mentre il resto d'Europa è pronto, noi stiamo ancora discutendo di come dovrà essere settembre, che tra è un mese e mezzo? Che cos'è che non ha funzionato? Allora, direttore, la sua non è una domanda, sono tre domande. Partiamo dalla prima. Quali sono i paesi che hanno già scritto le linee guida per il rientro a settembre? Perché l'Inghilterra ha dato delle semplici indicazioni, ma non ha scritto nulla e ha parlato semmai di bolle nelle quali inserire, di bubbles nelle quali inserire gli studenti. La Francia aveva detto che riapriva le scuole a maggio, in realtà è andato il 10% degli studenti, le famiglie non hanno mandato i figli a scuola e noi con l'esame di Stato abbiamo fatto rientrare il 7% degli studenti a scuola. Gli Stati Uniti d'America, il sindaco di New York oggi ha dichiarato che a settembre forse gli studenti andranno a scuola per 2-3 giorni. Beh, loro sono, la settimana. Gli Stati Uniti sono nel cuore di una, di un, diciamo, ah, nel punto forse tra i più alti della pandemia. Sta vivendo, allora, un dramma vero. Allora, questo mi permette di dire un'altra cosa. Forse dovremmo iniziare a dire che l'Italia ha gestito benissimo la crisi dovuta al coronavirus, malgrado siamo stati il primo paese al di là dell'Asia ad essere bombardati dal coronavirus. Finisco solo un attimo, direttore. Quando facevamo le riunioni con i ministri dell'istruzione, i ministri dell'istruzione europei facevano parlare prima il ministro dell'istruzione italiano per vedere come si stava affrontando la crisi in Italia. E la didattica a distanza che noi abbiamo iniziato a fare l'hanno fatta poi tutti gli altri. Quindi lei però mi vuol dire che ad esempio anche il metro, anche il metro statico diventerà, come dire, un modello che vedremo nelle altre scuole europee? Ma questo non lo so, perché in realtà né la Francia, né la Spagna, né l'Inghilterra ci hanno detto in questo momento precisamente come riapriranno le scuole a settembre. Siamo avanti perché col non programma. Sentiamo Cerasa, sentiamo Cerasa. Scusi, Ministro, però capisco il suo punto, ma lei deve anche capire il mio. In Germania, che non si trova a 5 galassie di distanza dall'Italia, in Germania si va a scuola, in Danimarca si va a scuola, in Svizzera si va a scuola, in Austria si va a scuola fino a luglio. Significa che c'è chi ha deciso di fare una cosa adesso, rendendola possibile. Quindi io capisco la prudenza dell'Italia, che può avere anche un senso. Però le pongo un'altra domanda. In Israele, che ha riaperto le scuole prima di noi, oggi c'è un problema. Ci sono molti focolai che nascono proprio nelle scuole. E nascono nelle scuole in cui ci sono molti studenti, fino a 30 persone, 30 ragazzi. Lei oggi, qui di fronte a noi, ci assicura che da settembre le classi pollaio non ci saranno? Cioè, ci giura che non ci saranno classi con 30 bambini? Prego. Allora, in Israele, come giustamente ha detto lei adesso, tante scuole sono state costrette a chiudere a causa dei focolai. I calendari scolastici dei paesi che ha citato, Germania, Danimarca, eccetera, sono molto diversi rispetto a quello italiano. Io la invito, e mi farebbe veramente piacere, se lei venisse con me in giro per l'Italia a luglio a visitare le scuole come sto facendo io, perché lei si renderebbe conto immediatamente che stare nelle scuole significa farsi la sauna. Noi non abbiamo delle strutture edilizie, di edilizia scolastica adatte a far sì che i nostri studenti e le nostre studentesse a luglio stiano a scuola. Cioè, perché scuola. Non c'è l'aria condizionata, diciamo. Ma è terribile, fatevi un giro con me, no, veramente. Beh, alcune strutture, cioè, sono antiche, altre sono recenti. Sei precettato e non puoi essere però assente. Rispondo anche all'altra domanda però che ha fatto il questo non può direttore. Essere un buon motivo in futuro per non dire che gli studenti vanno a scuola anche a luglio. Allora, rispondiamo anche a questo. Questo è un buon motivo per dire che sulla scuola bisogna investire tanti soldi, perché se si devono costruire nuove scuole, anche green, rispettando l'ambiente, per far sì che anche si possa ipotizzare un calendario scolastico più flessibile, diverso, noi dobbiamo lavorarci da subito. E io penso che i soldi del Recovery Fund potranno servire anche a questo. Però mi scusi, non è che a casa tutte le famiglie hanno il condizionatore d'aria? Cioè, se a luglio i bambini, piuttosto che starsene a casa con papà e mamma, che peraltro devono lavorare, forse a scuola stanno anche meglio. Esistono, anche se non c'è il condizionatore. Esistono, non vorrei che ci fosse, esistono, le faccio una domanda cattivella, non vorrei che ci fosse comunque anche in Italia, e si arrabbieranno tutti, sono sicuro perché già lo vedo, la cosiddetta lobby degli insegnanti, che è piuttosto che giustamente... Ma perché devi prendere un insegnante? Non c'entra niente gli insegnanti. Sto ponendo una domanda. Sono scelte del governo, gli insegnanti non c'entrano nulla. Sono figlio di un insegnante e quindi mi prendo anche gli strali di chi mi insulterà. Ma si sa
che gli insegnanti su questa cosa anche di lavorare, perché molti lavorano a luglio per gli esami già di spiegato, maturità. No, però adesso mi fa rispondere. E poi, poi si arrabbiano. Se tu gli dici che in Italia l'insegnante guadagna troppo poco, perché questo è vero, guadagna meno che in tutta Europa l'insegnante. Quindi alziamo gli stipendi degli insegnanti, ma facciamoli lavorare tutti anche a luglio. Sentiamo la ministra. Io l'ho già detto l'altra volta, penso che una riflessione sul calendario scolastico si possa anche aprire, ma per far questo prima di tutto ci vogliono le strutture adatte. Gli insegnanti hanno 33 giorni all'incirca di ferie, se ci fossero delle strutture adatte si potrebbe pensare anche ad un calendario in cui diciamo le ferie siano smaltite, smaltite in maniera diversa, no? Durante il resto dell'anno. Faccio un esempio: le vacanze di carnevale durano 3-4 giorni, si allungano e si va di più a scuola a giugno, inizi luglio. Però non abbiamo le strutture al momento per far questo. Non si può fare. Sulla scuola bisogna investire. Il Sole 24 Ore è uno strappo che Ermanno ci ha fatto vedere, invece ipotizza che se dentro le linee guida ci sia la possibilità di dover fare lezioni in inverno con le finestre aperte. È una, come dire, un estremo opposto, o è possibile oppure no? A me queste cose, posso dirle la verità, fanno anche abbastanza sorridere. Ma è il buon senso che manca. Secondo lei a Biella, dove vivo io, e dove tenevamo i riscaldamenti accesi, e dove si va anche a temperature sotto lo zero, io posso chiedere agli studenti di stare con le finestre aperte? No. E allora, vede, si è già risposto da sé. È chiaro che poi è nelle ci linee vuole... guida, ecco, no, la ricetta per le prime scuole, un algoritmo di posti in classe e finestre aperte anche guida. D'inverno. No, è chiaro che ci vuole un sistema di ventilazione, che è più possibile areare, diminuire il numero degli alunni per classe. Quindi, come diceva prima il direttore Cerasa, dove si può, chiaramente. Però io direi usiamo anche un po' di buonsenso, perché sennò così spaventiamo soltanto le famiglie, gli studenti, il personale, non ha senso. Allora, le facciamo vedere questo straordinario blob che abbiamo realizzato su tutto quello che hanno detto di lei in tutte questi... le cattiverie contro l'Orsolino. Lo so. Quindi si prepari, spalle larghe. Ma le abbiamo già molto larghe. Le abbiamo Perché già larghe. Hanno detto veramente di tutto. Andiamo a vedere. Per la scuola si va verso la proroga della chiusura, come ha detto il presidente Conte, ma anche se la scuola chiude, la scuola non deve fermarsi. Sì, rimuovete quello striscione. Un ministro assolutamente non in grado di gestire le scuole italiane. Al governo una signora che si chiama Azzolina, che è una calamità naturale per la scuola italiana. Per lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro. Ma ci sorridete, gli spari sopra, solo per noi. Di isolare in classe i nostri figli è indegno di un ministro, quel ministro dovrebbe farsi da parte, perché con i bimbi non si scherza. Sorridete, gli spari sopra, solo per noi. Software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole. Sorridete, gli spari sopra, solo per noi. A settembre le classi si riuniranno o no? Secondo lei? Assolutamente. Allora? Ho preso appunti, da dove iniziamo? E parta subito così, come allora, si sente. Salvini è evidentemente un predatore politico, dove fiuta le difficoltà, si butta a capofitto. Ancora parla di plexiglass, non ha capito che né l'ho mai detto, né è stato scritto mai da alcuna parte. Continuano a ribadirglielo, però per Salvini raccontare una notizia falsa significa pensare di farla diventare vera. E vabbè, a questo siamo ormai abituati, lo conosciamo, ce ne siamo fatti una ragione. Sulla questione dell'imbuto... Ma dedica molte attenzioni. Che no, rapporto è lui c'è? Che dedica attenzioni a me, è diverso. È lui. Che rapporto c'è fra voi? Avete litigato, noi pur parlare di palazzo? Non l'ho mai visto in vita mia, non ho mai apprezzato il suo... Per me lui è l'antipolitica. Perché... detto da una... Beh, Movimento 5 Stelle, però. Il movimento del Daffa. E voi l'antipolitica. No, lo spiego perché. La politica fa gli interessi dei cittadini e lo fa e li fa rassicurandoli. In questo momento Salvini, parlando alle famiglie, dicendo i vostri figli non rientreranno a scuola, non sta facendo un danno a me, sta mettendo paura
ai cittadini italiani, agli studenti e alle famiglie. E non penso che un politico debba far questo. C'è Rasa. Sulla questione, no, faccio finire rispetto a tutto quello che ho visto. Sì. La questione dell'imbuto mi fa sorridere. Mi fa sorridere perché finalmente in Italia si è parlato di che cos'è l'apprendimento, i modi in cui i nostri studenti apprendono. Io mi sarò anche espressa male quella volta, però finalmente l'imbuto di Norimberga, che era completamente sconosciuto confesso al popolo italiano, che non lo conoscevo, mi può bocciare. Poi tra l'altro abbiamo anche riesumato Guzzanti, quindi mi farò non so, adottare dalla famiglia Guzzanti, tra Sabina che mi dicono che sono una fotocopia. C'è Rasa. Poi addirittura Sabina, aspetti, risponde a Guzzanti e dice: so che c'è una mia imitatrice. Sì, ma lei la vedeva la Guzzanti? Ma sì, l'ho vista, è bravissima, ci siamo scritte qualche volta anche su Twitter. Ma soffre quando vede l'imitazione della Guzzanti? No, ma assolutamente, ma veramente, sorrido, mi farò adottare dalla famiglia Guzzanti. Cerasa, superiamo l'imbuto e l'ingorgo e andiamo ancora, torniamo alle questioni reali, tra poco vedremo l'intervista a un dirigente scolastico. Vuoi dire qualcosa sul blob e sulla campagna Salvini e Azzolina? Non c'è Cerasa? Ci sono. Eccolo. No, intanto volevo sapere dal Ministro se ha avuto anche lei l'impressione che in tanti abbiamo avuto, specie chi ha avuto in questi mesi figli che hanno avuto a che fare con il lockdown e con le lezioni a distanza. Ma lei pensa che in questi mesi di pandemia gli insegnanti hanno dimostrato di essere infinitamente migliori dei loro sindacati? Prima questione. E seconda questione, ma lei sarebbe contenta se l'Italia prendesse soldi da questo strumento meraviglioso che si chiama MES per aiutare il sistema sanitario e quindi indirettamente anche per rendere possibile il ritorno a scuola a settembre, perché certo. Se si ha un sistema sanitario rafforzato, come si fa a tornare a scuola e come si fa a essere come la Germania? Allora, io penso che i nostri insegnanti durante il periodo del lockdown abbiano fatto un lavoro eccezionale, forse si è risvegliato un po' quel senso di orgoglio che la classe docente aveva per certi versi messo da parte, ma perché puntualmente attaccata in questo paese. Ricordiamo anche gli episodi di cronaca molto spiacevoli, certo. Anche di aggressioni fisiche che ci sono state. Quindi io sono veramente orgogliosa di quello che tantissimi insegnanti hanno fatto. E penso che gli insegnanti rappresentino benissimo se stessi e loro stessi tutti quanti. Le diffide che sono arrivate durante il periodo del lockdown anche da parte di alcuni sindacati contro la didattica a distanza, io sinceramente non le ho comprese. Io ho difeso a spada tratta i docenti e i dirigenti scolastici che stavano lavorando per un unico obiettivo, che era quello di non abbandonare gli studenti, come quella dirigente scolastica dello ZEN che li ha chiamati ad uno al telefono per non lasciarli da soli. Bene, abbiamo una foto del giorno che ha fatto discutere, ha fatto anche arrabbiare il ministro, è una foto apparentemente leggera, ma Lazzolina vuole dirci qualcosa di contenuto sul tema sessismo, donne, uomini, immaginario collettivo, subito dopo il super spot. E la foto è questa, l'anticipiamo allora a questo punto. Non la far vedere. Va bene. Allora, sono contento che ne possiamo parlare, perché uno direbbe: che c'è di male? Su Diva e Donna, il ministro della pubblica istruzione, in una foto che devo dire è anche una foto che dà un'immagine di vitalità, di forza, perché lei si è un po' risentito o ha trovato qualcosa di spiacevole e dice lo farei? Cioè, cosa c'è di male in questa foto? No, io mi sono risentita per i titoli. Per il titolo che un giornale, nello specifico online, ha scritto. Quando vedrò... Non facciamo nomi, Dago Spia, perché è così. Quando vedrò il sedere di un uomo spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo con cui si può mettere il sedere di una donna, forse poi ne potremo iniziare a riparlare. Già è tanto che non abbiano scritto del mio rossetto rosso, visto che ormai c'è una letteratura sconfinata nel paese. Beh, però sul c'è un sacco di rosso. Foto di politici. Io vi ricordo una foto di... Abbiamo la pancia di Salvini. No, ma cioè, lei perché dice vi siete stufati le donne? La pancia di Salvini. Salvini è stata andava in spiaggia in tutte papete, le salse, anche lui con la compagna. Casini. Cioè, che c'è di diverso? Non è che siete trattati diversamente. Sono i titoli sprezzanti che fanno. Lei ha visto un titolo sprezzante sulla pancia di Salvini?
cioè sulle donne. Beh, cioè uno c'ha l'equivalente di quello che l'ha fatta arrabbiare, lo possiamo citare, no? Era Sederone, e Sederone non lo si scrive di un uomo, secondo ma lei. Ma Telese, parliamoci chiaro, il modo in cui è trattata la donna in politica in questo paese spesso è vergognoso. Quindi lei si aspetta delle scuse. Vergognoso. Si aspetta delle scuse, allora, da Bandi, che ha fatto quel titolo. Ascoltaci, bocciato lui dalla Azzolina, ma un appello, vuole delle scuse? Io dica in diretta e vediamo. Ma sa, le scuse non le deve fare al ministro Azzolino. Io penso che le scuse si debbano fare alle tante donne che in Italia, in politica e non solo, perché non è solo una questione di essere in politica, vengono trattate in maniera discriminante, perché questo è quello che accade. Quindi parere... io non parlo per me, parlo per le donne. Parere lampo telegrafico, dice Razza, su questo, da comunicatore, da direttore con la responsabilità, c'è differenza, ha ragione Azzolino, uomo, su donna. Come sono trattati i corpi degli uomini e i corpi delle donne? Sì, c'è un po' di differenza, però invito anche il ministro a ricordarsi che il suo partito, il Movimento 5 Stelle, ha educato l'Italia a mandare a quel paese molte persone e a utilizzare titoli per l'appunto molto poco elogiativi nei confronti di tante categorie, anche di giornalisti e anche di altri politici. Quindi è giusto oggi risentirsi, però bisognerebbe anche ammettere che se c'è una tentazione di creare attorno ai titoli degli insulti, il Movimento 5 Stelle ha dato un forte contributo in questo. Direttore, bene. Io intervenni alla Camera dei Deputati per difendere una deputata di Forza Italia che era stata pesantemente additata. No, non ho bisogno di dire chi era, ma ci sono gli atti, lo sappiamo tutti. Non ci si deve permettere di insultare in questo modo le donne con atteggiamenti sessisti che purtroppo in questo paese sono ripetuti. Grazie. Quindi lei, quando il suo compagno di partito ha detto sono stati fatti troppi pochi alla Camera, lei condannava il suo collega di partito che l'ha fatto? Qualsiasi, certo. Lo ha fatto? Assolutamente sì, qualsiasi atteggiamento, parole offensive, sessiste in questo paese devono smettere di esistere, perché si è veramente in situazioni... sempre più esagerate. Grazie ministro, la riprendiamo qui metro per metro, metro lineare, seguire per il lavoro statico. Intanto lei vede sullo schermo, come i nostri ospiti, il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell'Università Vita e Salute di San Raffaele, perché tra poco entreremo nel vivo della questione virus, quanto è forte, e con lui ci sarà Luca Richeldi, che invece del Comitato Tecnico Scientifico, due posizioni a confronto, pubblicità e ritorniamo. Azzolina, la riaspettiamo presto per monitorare passo dopo passo. Grazie. Zangrillo, siamo da lei tra poco, affili i coltelli, sì, vado, pubblicità.